Vice Sindaco, Valle Castellana da oltre 20 giorni resta isolata. Molti cittadini, insomma, continuano a denunciare i ritardi negli interventi. Lei è stato questa mattina proprio in provincia a pretendere un intervento urgente. Ma qual è la situazione e che livello è questo isolamento che viene denunciato? Basta raccontare un episodio che è accaduto ieri all'uscita dell'orario scolastico. Due bambini, due fratellini che uscivano da scuola, uno della quarta elementare, uno della prima media, per tornare a casa in una frazione di Valle Castellana, Macchia d'Abore, hanno dovuto percorrere con il nostro mezzo comunale 90 km, perché il tratto di strada che collega la loro frazione a Valle Castellana è completamente interrotto. Quindi sono passati da Teramo per poi tornare attraverso Campli fino alla frazione di Macchia Ci d'Abore. sono persone che hanno difficoltà anche a recarsi al lavoro. Sì, il tratto stradale, quello più importante che ci collega ad Ascoli Piceno, è completamente chiuso. Diverse persone hanno rischiato nei giorni scorsi e anche ieri il posto di lavoro perché la strada è impercorribile. Poi accade che facendo delle strade alternative, quindi percorrendo altre strade provinciali, anch'esse sono bloccate da frane che cadono in continuazione. Si prevede che qualche cittadino possa presentare un esposto. Voi come amministrazione come intendete muovervi? E soprattutto la provincia, cosa vi risponde? La provincia ci ha risposto che nei prossimi giorni effettuerà dei lavori per eliminare quelli che possono essere i pericoli che incombono su coloro che percorrono la strada. Noi cercheremo di aiutare l'amministrazione provinciale per quanto di nostro potere e di nostra competenza. Devo ricordare però che questa è una catastrofe annunciata perché quella strada aveva bisogno ed ha bisogno tuttora, come gli altri strade, tratti di strada provinciale, di manutenzione strutturale importante che non viene ad oggi, non è mai stata fatta.